vorrei andare nel pratico della questione. Intanto volevo darvi dei numeri sul valore di questo credito al consumo complessivamente. Ci rivolgiamo. I numeri sono questi: 50 miliardi all'anno di nuovi finanziamenti per credito al consumo. Si tratta quindi di un valore notevole. 115 miliardi all'anno è il totale dell'indebitamento complessivo, quindi dello stock di debito delle famiglie per il credito al consumo. Per fare un paragone, 340 miliardi all'anno è lo stock di indebitamento delle famiglie per i mutui, per l'acquisto casa, quindi si tratta comunque di un valore molto alto. Il totale dell'indebitamento privato, quindi imprese, è di 560 miliardi all'anno. Quello delle imprese è di 1.300 miliardi. Il totale indebitamento privato, quindi compreso imprese e famiglie, è di 1.860 miliardi, il 115% del PIL, quindi un valore altissimo. Nel 2000 eravamo, questi sono valori 2014, nel 2000 eravamo al 75% del PIL, quindi l'indebitamento privato è aumentato tantissimo. È aumentato tantissimo anche rispetto a quello pubblico, perché il pubblico nel 2000 era il 104-105%, adesso siamo passati del PIL, adesso siamo a 2.100 miliardi che sono il 130% del PIL. Quindi l'indebitamento privato diventa, ha un'ascesa più rapida rispetto a quella pubblica. Questo per quanto riguarda il fenomeno nella sua, come dire, nella sua vastità, nella sua complessità macroeconomica. Volevo fare degli esempi pratici di calcolo del TAR, che forse è quello che interessa. Non so se si vede bene, si vedrà un po' sgranato probabilmente, però ve lo spiego. In pratica noi abbiamo realizzato una griglia di costi standard, quello che dobbiamo inserire o meno nel calcolo del TAR. All'inizio c'è in alto a sinistra, abbiamo la liquidità chiesta dal consumatore, poi il tasso anno subito sotto, cioè il TAN, il tasso anno nominale, il numero delle rate, che ovviamente è, come dire, è conseguenza di una trattativa con la finanziaria, seguendo sempre la colonna sono spese accessorie da finanziarie, che sono quelle che poi subito sotto vado a spiegare. Normalmente la finanziaria o la banca finanzia un'assicurazione per il rischio impiego, di cui ha parlato il mio collega, rischio impiego nel senso del rischio del credito, insomma, sostanzialmente può succedere che si perda il posto di lavoro e quindi il credito comunque va restituito. Poi un'assicurazione a rischio vita, non sto neanche a spiegare, per le spese di istruttoria, le spese di intermediazione e commissioni e le spese di incasso. Perché per ogni singola rata normalmente la finanziaria pratica un importo, diciamo, chiede un importo di incasso che può essere tra l'euro e 2 euro. Poi ci sono delle spese di volo. Dall'altra parte invece, nella colonna a destra, noi bisognerebbe inserire quelle spese che vanno inserite nel calcolo del TAR. Cioè in fondo quello che è importante è sapere quali spese vadano inserite. E come ci ha spiegato il collega, le spese che vanno inserite sono quelle connesse al credito al consumo. Dal nostro punto di vista, quasi tutte le spese, anzi diciamo così, le spese finanziate normalmente vanno inserite, perché è la stessa finanziaria che finanzia appunto il credito al consumo e anche queste spese accessorie, quindi normalmente vanno inserite. Quelle non finanziate bisogna vedere se ad esempio l'assicurazione è collegata o meno al credito o è collegata o meno alla finanziaria, nel senso che il beneficiario potrebbe essere la finanziaria, quindi bisogna vedere di volta in volta e bisogna leggere il contratto. Allora, passiamo a degli esempi pratici. Se noi abbiamo un contratto di credito al consumo di 10.000 euro di valore, cioè nel senso
senso che il consumatore chiede 10.000 euro al tasso annuo del 5% per 60 rate, la finanziaria normalmente finanzia 1.000 euro come assicurazione a rischio impiego, 500 euro come assicurazione a rischio vita, spese di istruttoria di 200 euro, le spese di commissione e intermediazione di 300 euro, quindi in totale finanzia 2.000 euro. Le spese di incasso normalmente non le finanzia, così come le spese di bollo, non vengono finanziate ma vengono comunque pagate. Cosa succede? La finanziaria deve inserire queste spese o non deve inserire queste spese nel calcolo del TAE. Normalmente non le inserisce. Teniamo conto che la rata mensile pagata è di 226,45, perché alla fine bisognerà restituire i 12.000 euro più gli interessi al 5%. Quindi in totale si dovranno restituire 13.587 euro. Nel calcolo del TAG normalmente la finanziaria inserisce solamente le spese di istruttoria e le commissioni, quindi in questo caso più le spese di bollo, perché ovviamente sono da inserire per legge. In totale inserisce nel calcolo del TAG solo 516 euro. Con questo tipo di calcolo, con questo inserimento di queste spese, il TAG risultante sarà del 7,04%. Per fare il confronto passiamo alla pagina successiva. Stessa cosa, la liquidità è di 10.000 euro ovviamente, il tasso annuo è al 5% ovviamente e le rate sono 60 e la rata mensile sarà sempre di 226,45. Se noi inseriamo tutte le spese, quindi anche quelle di assicurazione, le due di assicurazione, cioè impiego e vita, per 1.500 euro, e le spese di incasso, che in questo caso ho simulato 2 euro a rata per 60 rate, quindi 120 euro, il totale delle spese da inserire nel calcolo del TAG sarà di 2.136 e pertanto il TAG sarà molto più alto, del 14,25 è il doppio sostanzialmente rispetto a quello che era la precedente simulazione, che è una simulazione realistica, insomma, non è una simulazione così campata in aria. Passiamo alla pagina successiva, vi voglio fare un esempio di quello che normalmente viene praticato come TAN zero, cioè spesso si sente in promozione un finanziamento, ti offriamo TAN zero. TAN zero significa poco, il TAN può essere zero, ma qua il TAN potrebbe essere molto alto, che da qualche parte la finanziaria deve pur guadagnare. Questo è il calcolo erroneo, cioè quello che non si deve fare. Allora, in questo caso una richiesta di liquidità, sempre lo stesso esempio ovviamente, di 10.000 euro, in questo caso il TAN non è più 5% ma è 0%, quindi rispettiamo quello che è la pubblicità, le rate rimangono le stesse, la rata mensile ovviamente è più bassa, perché l'interesse è più basso ovviamente. Però qui abbiamo l'assicurazione, abbiamo sempre le stesse spese di assicurazione, quindi 1.500, poi le successive sono 200, 300, quindi il totale delle spese rimane uguale e il totale dell'importo finanziato è di 12.000 euro, come nei precedenti esempi. Se io non inserisco nulla nel calcolo del TAG, ovviamente il TAG avrà solamente la spesa di bollo e quindi sarà lo 0,05%. Quindi anche il taglio sarà sostanzialmente zero. Però capiamo tutti che se io devo restituire 12.000 euro, e questo è il valore della mia restituzione, rispetto a un finanziamento da me richiesto di 10.000 euro, non può valere lo 0,05% il taglio. Questo è ovvio. Perciò il calcolo corretto è questo.